C'è molta attesa per la seduta del Consiglio Comunale di questa sera, dopo ciò che è accaduto nelle ultime ore a Palazzo Rosso. Il ragioniere capo Carlo Alberto Ravazzano, intorno alle 13.15 di ieri pomeriggio, è stato condotto al carcere Don Soria dagli uomini della Guardia di Finanza, che gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare, firmato dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura. Un atto che ha colto molti di sorpresa e che fa riferimento a ragioni probatorie. Le accuse contestate sono di falso, abuso d'ufficio, truffa ai danni dello Stato. Poco più tardi un'altra notizia, di carattere politico questa volta, è arrivata a rendere il clima prenatalizio ancora più incandescente. In un brevissimo comunicato giunto da Palazzo Rosso dopo le 20, si annunciava la decisione della cessione delle deleghe finanziarie da parte di Luciano Vandone, immediatamente seguita da una scarna dichiarazione del primo cittadino. «Rimetto nelle mani del sindaco le deleghe in materia finanziaria», ha detto Vandone, «come doveroso atto di responsabilità nei confronti dell'amministrazione e del Consiglio Comunale, con profondo senso delle istituzioni». Ho accettato la remissione delle deleghe da parte del professor Vandone, ha confermato il sindaco Fabio. Ho chiesto all'assessore Franco Trussi di assumere l'incarico delle materie finanziarie. Nello stesso comunicato si annuncia anche che la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi di correzione dei rendiconti finanziari 2009-2010 suggeriti dalla Corte dei Conti. Nessun altro commento arriva dai consiglieri comunali di maggioranza, mentre da parte dell'opposizione continua la richiesta di dimissione al sindaco. Pensavamo di aver toccato il fondo dell'amministrazione Fabio, dice Gianni Valdi, capogruppo del PD in consiglio comunale, e scopriamo ancora una volta che il livello può scendere ancora. Se al consiglio comunale il sindaco non arriva dimissionario, presenteremo nei suoi confronti una mozione di sfiducia, sollecitando tutti i consiglieri a sottoscriverla per salvare il salvabile. In realtà il Consiglio Comunale di questa sera si sarebbe dovuto occupare di materie ordinarie, ma un telegramma inviato questa mattina integra l'ordine del giorno, preannunciando formalmente delle comunicazioni del sindaco circa l'adozione delle misure correttive enunciate nella pronuncia della Corte dei Conti di novembre. E l'opposizione assicura che si farà sentire.